presentato il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri 2023 dedicato alla tutela dell'ambiente. Il comandante generale di Corpo d'Armata Teo Luzzi ha svelato al grande pubblico l'ormai atteso prodotto editoriale. A presentare l'opera realizzata da l'Armando Tessa Group nella splendida cornice dell'Auditorium Parco della Musica è stato il conduttore televisivo e radiofonico Amadeus. La protagonista del calendario storico 2023 è la natura, da sempre tra le priorità assolute dell'arma. Basti pensare che già nelle regge patenti del 1816 al capo quinto numero 34 si legge testualmente: arrestare i devastatori di boschi o di qualunque raccolto delle campagne, come pure tutti coloro che fossero stati trovati nell'atto di guastare le strade, gli alberi piantati lungo desse, siepi, fossi e simili. In un contesto in cui l'ambiente è la risorsa più preziosa da salvaguardare, l'edizione 2023 è stata interamente dedicata alla tutela ambientale. Impegnato ogni giorno nella difesa delle persone, del pianeta e delle prosperità, l'Arma compie quotidianamente un'opera di prevenzione e repressione degli illeciti in materia ambientale e forestale, tutelando il paesaggio, i boschi, la flora, la fauna e contrastando i crimini in materia di rifiuti. L'impegno dei carabinieri non si ferma alla prevenzione e alla repressione dei reati di illegalità ad impatto ambientale, ma ritiene altrettanto fondamentale il dialogo continuo con le nuove generazioni. Per la prima volta nella storia del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri, l'edizione 2023 si evolve in un progetto artistico integrato con un completo ecosistema digitale che comprende un sito web dedicato www.calendario.carabinieri.it e un'opera d'arte NFT. Il sito consente di fruire online dei contenuti del calendario 2023 in maniera interattiva, con un livello esperienziale molto intuitivo che attraverso lo scroll infinito riprende il gesto fisico della sfogliabilità, adattandola al linguaggio digitale. Iniziata nel 1928, la pubblicazione del calendario, giunta alla sua 90esima edizione, dopo l'interruzione post bellica del 45 al 49, venne ripresa regolarmente nel 1950 e da allora è stata puntuale interprete con le sue tavole delle vicende dell'Arma e attraverso di esse della storia d'Italia.